Eccoci, siamo finalmente tornati a Kathmandu da qualche giorno. Sembrano già lontanissime le montagne perché questa è una grande città di pianura. Ma insomma, sono stati 20 giorni in Dolpo. Abbiamo calcolato di aver percorso circa 300 chilometri, dai 2000 metri di altezza del punto di partenza, che è l'imbocco della valle del fiume Suligad, ai 5400 del colle più alto. In tutto abbiamo fatto 6 colli sopra i 5000 metri. Devo dire che uno di questi, il penultimo, mi ha punito severamente. Pensavo di essere ormai allenatissimo, acclimatato, e invece ho avuto una giornata davvero dura, che poi si è risolto in un lungo pomeriggio dentro al sacco a pelo, scosso dai brividi, insomma, ma poi mi sono ripreso. E i paesaggi più vari possibili, perché tutta la prima parte del cammino, appunto lungo questa valle del Suligad fino al lago Pocksund, in realtà è una vallata boscosa, piena di acqua, piena di verde, sembra proprio una valle alpina. Poi si arriva ai 3600 metri di Ringmo, che è il primo paese veramente memorabile, molto bello, in riva al lago Pocksund, che abbiamo incontrato, e da qui si aprono le porte dell'Alto Dolpo. Il Dolpo si divide in basso e alto. Tutta questa prima parte del viaggio si svolge in un parco nazionale, Sheri Pocksund, parco nazionale fin dai primi anni 90, anche grazie al lavoro di Makersen e di Schaller, che erano i due personaggi del libro Il leopardo delle nevi. Dal lago in poi, ecco, il mondo cambia completamente. Si arriva ai 4000 metri e da qui si apre un deserto d'alta quota, che è quello che poi abbiamo attraversato per la gran parte del viaggio, 15 giorni immersi in questo paesaggio. C'è il monastero di Shei, che appunto è al centro del Leopardo delle Nevi e che io credo sia il vero gioiello di tutto questo giro, perché è un posto che ha qualcosa di difficilmente spiegabile, l'unico posto dove forse mi sarei voluto fermare qualche giorno e stare lì un po' a pensarci sopra, a questo luogo, a questo Dolpo, mentre poi tutto il resto è un lunghissimo andare. Nell'ultima parte del viaggio, in cui poi ci siamo lasciati, ecco, da Dotarap fino al punto finale, che è la città di Kagbeni, ormai nel Mustang, è il tratto sicuramente più duro. Molte ore di cammino al giorno, molta quota. Da Dotarap, il giorno in cui sono stato male, abbiamo fatto 1400 metri di dislivello, dai 3,9 di Dotarap ai 5,3 del passo di quel giorno. E tutti i giorni erano 6-7 ore di cammino, quindi fisicamente devo dire impegnativo. Quasi dopo qualche giorno ci si sentiva ormai, mi viene da dire, degli animali fatti per camminare e basta. All'inizio ci si cambiava, ci si lavava, si cercava di fare il bucato. Negli ultimi giorni avevamo lasciato perdere tutto questo, ci si buttava nel sacco a pelo così come eravamo, completamente coperti di polvere, perché poi appunto il mondo è molto secco, e la mattina ci si alzava e si ricominciava a camminare. Un mondo di elementi estremi, la luce fortissima del giorno, il freddo fortissimo della notte, il vento che non ha mai smesso di soffiare, il cielo che non ha mai avuto una nuvola. Mi sembrava quasi che gli elementi fossero ogni elemento, questi elementi che poi sono rappresentati dalle bandierine di preghiera, le palesi che sventolano un po' dappertutto, ecco, ogni elemento fosse più potente, e tutto questo ambiente molto selvaggio, quasi troppo selvaggio per noi, che siamo abituati, ecco, a forse un mondo più mite. E quindi la sensazione di transitare per un mondo che non ti vuole, dove probabilmente è impossibile vivere. Puoi solo passare attraverso, riempirti gli occhi e anche l'anima di questo paesaggio e poi tornare a casa. La prima cosa che è successa passando l'ultimo colle per Kagbeni è che ho sentito dei rumori negli zaini dei miei compagni, ed erano i telefoni che ricominciavano a prendere. Questo mi ha ricordato, ecco, che sono stati 20 giorni senza telefono, 20 giorni completamente tagliati fuori dalla società, insomma, quella a cui ormai siamo abituati, che è anche la società che ci insegue dappertutto, dovunque andiamo nei nostri viaggi. Invece esistono ancora viaggi dove questi fili
siamo costretti a tagliarli, dove la solitudine è reale e completa. Questo io credo che oggi sia un altro grande regalo che un viaggio ti può fare. E racconteremo questo dolpo in un numero di Meridiani Montagne che uscirà a Natale, con i miei testi e le fotografie di Stefano Torrione, fotografo valdostano che ormai è un amico con cui abbiamo diviso questo viaggio. L'ho diviso anche con Nicola Magrini, il pittore, illustratore, e spero che insieme potremo raccontarlo in un altro modo ancora, e quindi che questo viaggio continui a produrre cose belle in noi. E auguro a chi ci verrà di trovare il dolpo così come l'ho lasciato, perché è un mondo che è rimasto intatto da moltissimo tempo. Io avevo paura, conoscendo bene il Leopardo delle Nevi, avendolo letto 2 o 3 volte, di trovare un mondo molto cambiato dopo 40 anni. In realtà ho fatto fatica a trovare le differenze, mi sembrava di avere di fronte, avevo il libro, leggevo una pagina del libro e guardavo quello che avevo intorno e il mondo era quello lì. Io si fa un po' fatica, ecco, ad augurare al dolpo che resti così ancora lungo, perché se poi tu chiedi ai suoi abitanti, tutti sperano che arrivino alle strade, tutti si stanno attrezzando il telefono cellulare, la televisione, sperano di avere una vita come la nostra. Non è nemmeno tanto giusto, credo, augurargli invece di mantenere una vita così semplice, sì, ma anche dura, anche difficile. Eppure, ecco, per noi che amiamo la montagna, queste sono le cose che cerchiamo, e quindi auguro a chi la ama come me di trovarlo ancora così intatto e così bello per molto tempo. E vi saluto e vi do appuntamento appunto con questo numero di Natale di Meridiani in Montagna, in cui racconterò tutto meglio che posso.